qua. Buongiorno amici di calciomercato.com, ben ritrovati da Pasquale Guardo e Daniele Longo. E siamo qua a giocarci di nuovo, come da consuetudine, il derby alla PlayStation, perché negli ultimi anni lo abbiamo sempre fatto, ha portato bene all'Inter. Sia in campo che alla PlayStation e vediamo quest'anno come va, cambiando gioco, perché FIFA, sapete, non è ancora uscito. Proviamo con PES, proviamo a vedere se cambiano le cose e proviamo a vedere anche intanto le squadre scendono in campo. Inter 3-5-2, proviamo a capire se questa volta sarà la volta di Sanchez. Io ho messo Barella titolare e Godin, che non ha giocato in Champions, per il resto formazione confermata. Poi confermata c'è anche per 10 undicesimi di quella di Verona, con l'unica novità, Conte al posto di Calabria, ma c'è un ballottaggio con Borini. Vedremo se invece Biglia vincerà il ballottaggio con Benasser, mentre Riccardo Rodriguez dovrebbe vincere quello con Teo Hernandez. Con schiacciato una X, ecco qui, pronti al calcio d'inizio che spetta molto probabilmente al Milan. C'è Piontek sul pallone, si parte ragazzi. La possibilità per Lukaku, che trova? Se... niente. Piontek, troppo centrale la conclusione, ottima. E c'è il gol, incredibile errore di gol, incredibile errore di Andanovic, fa che da il posto giusto, incredibile errore di Andanovic, sì, però balla il brasiliano, ragazzi, però balla il brasiliano, balla lui. Io direi che questo qua non vale, perché cioè, Andanovic ha fatto una cosa inguardabile, ragazzi, non ci crede, il Paquetà continua a festeggiare. Questo è il primo tiro di Piontek. Stoppato tranquillamente, e poi Andanovic, incredibile di fare questo, insomma. Niente, attenzione a Lukaku, ma risponde ancora Gigio Donnarumma. Attenzione a Frank, caro armato che si vuole premiare il movimento di Conti, che arriva sul fondo, la crossa bene e il colpo di testa sul primo palo di Piontek. Perché ragazzi, non è finito il primo tempo? Scusate, ma... ecco, 51esimo, c'erano 5 minuti di recupero. 6 minuti di recupero, perché il primo tempo dice che comunque... Milan possesso palla 52%, Inter 48%, tiri in porta 5 per il Milan, di cui 3 nello specchio, 1 per l'Inter, di cui 1 nello specchio. L'Inter cambierà qualcosa? Poco concreto. No, l'Inter iniziamo per il momento. Scendiamo ancora in campo, diamo fiducia agli stessi uomini. Lo scontro Sanchez. Attenzione! Vabbè, però se Donnarumma le prende tutte, ditelo, cioè nel gioco non vale così. C'era Lukaku che... rigore, eh? E attenzione, perché al 75esimo un nervoso Rodriguez, giallo, anzi Biglia, Biglia. Ma ragazzi, è andato, che rigore ha dato? Guardiamo bene il replay. C'è il Candreva. No, fuori aria. Intervento sulla linea. Facciamo dei cambi, facciamo delle sostituzioni. Esce anche Paquetà, che ha fatto il gol fin qui decisivo, e me la sto buffando alla grande. E la mette! C'è il gol! Lo sapevo che di Marcelo! Brozovic! La gufata dell'anno! Proprio in queste ore c'è stato un po' di polemica, un po' di maretta nello spogliatoio dell'Inter. Brozovic, Lukaku, Brozovic. E invece Brozovic fa sul pallone personalità destro, la mette. E stavolta Donnarumma non può fare niente, ma la colpa è mia, che me la sono buffata con posizione sotto l'incrociare. Intanto c'è Giampaolo che chiama, un attimo, c'è qualche cambio, le indicazioni tecniche. C'è la sveglia alle 12.25 per alzarsi presto. Allora c'è Politano che però dimentica il pallone, ma adesso va via e vuole andare a mettere questo pallone al centro, dove si avventa. Attenzione, Giacomo Bonaventura, e dai, e vai. No.
No! Che cos'era? Fuori i giochi. Che cosa mi era uscito? Finisce così. Finisce così la partita. Così, il brivido finale. Finisce era... così. E quella buffata di Daniele. Era previsto nel destino 1-1. Intanto le statistiche finali con l'Inter che si riprende il possesso del gioco. 56%, tiri in porta 6-3 nello specchio, il Milan 7 di cui 3 nello specchio. Vabbè, okay, andiamo. Un derby equilibrato, un derby equilibrato, un tempo a testa, vai con la X, vediamo le pagelle. Ecco, sono 6 a Donnarumma, è vergognoso, vergognatevi.